Non sono io Fleximan, ma come ve lo devo dire? E va in giro conciato in quel modo, con una smerigliatrice in mano. È carnevale. Ma lei lo sa quanto rischia Fleximan? 3 anni di prigione. Eh già, perché noi in Italia abbiamo delle leggi perfette. Poi 3 anni per cosa? Per buttare giù dei pali che noi siamo in grado di rimettere a posto, sai in quanto tempo? In un paio di giorni. A differenza degli interventi per il manto stradale dissestato, per le buche nelle carreggiate, per la segnaletica assente, per l'illuminazione mancante, perché lì bisogna aspettare mesi. È una questione di priorità. Gli autovelox sono indispensabili e sono urgenti per fare cassa. No, per sicurezza, per prevenzione. Ma lei lo sa quale primato ha l'Italia rispetto a tutti gli altri paesi europei? Il numero di autovelox. Ne abbiamo 11.130. Ma che, davvero? Il doppio rispetto alla Gran Bretagna, il triplo rispetto alla Francia. Però è grazie agli autovelox se i comuni italiani l'anno passato sono riusciti a racimolare 76 milioni di euro. Così tanti? Ma mi dica un po', ma lei sti numeri quando li prende? È sul sito del Viminale, li può vedere chiunque. Vabbè, 76 milioni, la maggior parte dei quali però vengono reinvestiti nella sicurezza stradale. No, no, soltanto lo 0,02% è stato reinvestito nella sicurezza stradale l'anno passato. Senta, lei può andare, ma resti a disposizione per accertamenti. Lasci tutto qua, la smerigliatrice, il mantello, la mascherina. Ah, e soprattutto sui social, eviti l'apologia di reato. Sa che cosa rischia chi fa il tifo per Fleximan? 5 anni di galera. Cioè, non ho capito, lui ne rischia 3 e chi scrive che è bravo ne rischia 5? Eh sì, perché noi in Italia abbiamo delle leggi perfette.